Grazie a voi, grazie a voi. Devo dire, è stato molto complicato venire qui oggi, non dal punto di vista politico, no, proprio dal punto di vista logistico, perché venivo da Napoli e devo dirvi che non sapevo che era in corso una sorta di esodo di teenager incredibile che ha occupato tutti i treni, tutti gli aerei. E perché c'è questo grandissimo concerto di un gruppo che io neanche conoscevo, e questo testimonia il fatto che non sono più in collegamento manco con i miei figli, a San Siro, di un gruppo di queste boy band che si chiama One Direction. La cosa mi ha colpito per due motivi. Il primo, perché io penso sempre che ci si debba occupare delle vite, dei vissuti delle persone, e quindi mi ha incuriosito vedere questo treno alta velocità, normalmente frequentato da persone in giacca e cravatta e doppio petto, invaso da queste ragazzine, che era tutto un furore di selfie, di coretti che riguardavano questa boy band. E un'altra perché il nome mi è sembrato significativo rispetto a questo appuntamento, e One Direction è esattamente quello che io da sempre, in tutta la mia vita, cerco di evitare. Cioè, una sola direzione, ovunque essa sia, secondo me è sempre un problema. È un problema per la democrazia, è un problema, lasciatemi fare questa proiezione un po' simbolica, anche per questi ragazzini che sono tutti nella stessa direzione, che probabilmente non attraversano neanche minimamente il nostro discorso pubblico, su come si trasformano i gusti, gli interessi, la capacità di vivere attraverso la propria contemporaneità. Io penso che sta cambiando tutto, ed è per questo motivo che, se non si capisce la portata della trasformazione di questo passaggio, credo che ciascuno di noi fa un grande errore. Anche a me è venuta in mente una frase di Gramsci, mi è venuta in mente la frase che diceva nei Quaderni dal carcere, dicendo di sentirsi come in un'agorà con se stesso, perché per pensare aveva bisogno di costruire un mondo plurale nella sua testa. Io considero questo un esercizio molto importante. Lo considero molto importante perché Curzio Maltese è riuscito a dire, in una frase che mi ha definito, due suoi nemici storici, uno era Bertinotti e uno era Renzi, per dire che il suo è stato un percorso virtuoso, quello, diciamo, di approdare alla giusta sponda dove le certezze sono granitiche. E il mio, che è un percorso che è sempre stato dalla parte del torto, Curzio, anche quando tu scrivevi delle cose terribili sul nostro conto, che cercavamo di far crescere il movimento dei movimenti anche controcorrente, penso che questo diritto alla ricerca ci sia ancora, così come dico anche al mio amico Pippo, non è che uno, diciamo così, saluta con enfasi l'eventuale approdo verso i lidi di una eventuale maggioranza alternativa, chi fuoriesce dalla dittatura grillina, e pensa che invece il sottoscritto faccia un'operazione trasformistica, perché l'idea che si riproduce spesso nella sinistra è un'idea in cui il significato più cupo della parola comunità viene preso a prestito per indicare una cattedra, e io francamente a questa cattedra non mi sono mai sentito affezionato. Per questo motivo vi ringrazio davvero, ringrazio Barbara, ringrazio Gianni per questa occasione, perché spero che ce ne siano altre nelle quali il confronto tra noi possa essere quello che io cerco, cioè la possibilità di nutrire la democrazia di quelli che sono i contributi che in questo momento probabilmente io non sentivo più di poter dare nella mia precedente organizzazione, di mettere al centro quello che ho fatto per tutta la mia vita, la questione dell'uguaglianza e la questione della libertà, che peraltro sono anche i pilastri su cui si basa la nostra convivenza civile, in modo da dedicare tutta la mia vita politica e quello che mi resta davanti a cercare di influenzare diversamente
questa unica direzione che anche in questo momento è uno dei rischi concreti che può attraversare la nostra politica. Devo dire, anche la discussione di oggi è la plateale dimostrazione che non è vero che la sinistra sta da una parte sola. La sinistra, ovunque sia, nell'ARCI piuttosto che nell'associazionismo cattolico, piuttosto che nel Partito Democratico, piuttosto che in sé la lista Tsipras, deve trovare il motivo attraverso il quale costruire una egemonia, si direbbe con termine forbito, ma comunque l'organizzazione di una proposta che può essere intorno ai referendum, che sono difficilissimi da spiegare e quindi bisogna specificare con grande chiarezza qual è l'obiettivo, quello cioè di sostenere anche il governo del nostro paese con un'inversione di tendenza rispetto a quello che fino ad oggi è stato fatto rispetto alle politiche di austerità, di non sequestrare la discussione dell'austerità solo nella partita a risico tra i capi di governo. Questi referendum a questo servono, a mettere in campo un'idea secondo la quale anche la politica economica diventa contendibile, anche quella più ostica, perché la legge 243 di applicazione dell'articolo 81 e i quattro quesiti non si spiegano facilmente, però si spiega più facilmente se tu dici che hai una base popolare, così come è avvenuto sull'acqua, così come è avvenuto nei processi nei quali effettivamente la democrazia ha preso la guida. Allora noi sì riusciremo ad essere incisivi, perché io non penso, guardate, non è che sono uscito da un partito per iscrivermi a una corrente di un altro, io non penso che noi riusciremo mai ad esercitare un contrappeso sulla base del fatto che ci si debba misurare all'interno dello spazio di chi si occupa di politica. Io penso che noi dobbiamo attraversare con maggiore forza il tema della democrazia per imporlo come uno dei metodi di coesione di una proposta politica come quella del centrosinistra. Per me, diceva Bernstein, e io sono d'accordo con lui, il movimento è tutto e il fine è nulla, contano i processi. Questo processo innescato anche dalla rottura degli equilibri, che qui è stato ricordato anche con l'iniziativa del Presidente del Consiglio e segretario del PD Matteo Renzi, è il terreno sul quale la sinistra, secondo me una parte di questa, perché poi la sinistra spero che si espanda dentro, fuori questa organizzazione, ovvio, si deve misurare per cercare di intendere questo cambiamento anche come un cambiamento progressivo. Allora io vedo due opzioni, non ne vedo tre, ed è questo il motivo per il quale io sono qui a dirvi queste cose. La prima è quella di stare fuori da un recinto che considera il recinto la dimensione della sfera istituzionale nella quale si possono cambiare, non si possono cambiare le cose, perché il sistema delle istituzioni è riformabile, e a questa, diciamo, parte del pensiero politico contemporaneo appartengono Grillo, appartengono alcuni populisti e appartengono anche delle forze antagoniste che io conosco molto bene. La seconda è quello di poter contribuire, ed è qui, vedi, che a me dispiace che lo dica tu, posso anche accettarlo, che lo dicano quelli che mi conoscono da una vita, francamente mi fa dubitare di chi, con chi sono stato per tanti anni della mia vita, che non c'entra proprio un fico secco il carro del vincitore. Si deve capire qual è la funzione che oggi si può sviluppare a sinistra rispetto alla dimensione del governo, e quindi in questo senso capire anche qual è l'evoluzione delle forme della politica, perché noi abbiamo conosciuto il centrosinistra dell'Unione, quello delle decine di partiti di cui nessuno è più nostalgico, quella dell'Italia bene comune che però ha fallito alla prima prova immediatamente dopo la sconfitta elettorale, e quello che io penso si possa costruire come uno spazio aperto, appunto un campo aperto, che è quello di un centrosinistra e di una sinistra plurale. Se il tema è che la democrazia può sciogliere le contraddizioni, io che me ne sono andato avendo la maggioranza del gruppo parlamentare che la pensava come me, e quindi non perché avevo un problema di consenso, dico che proprio quella possibilità e quella titolarità a cui faceva riferimento Fassina, di far contare con la democrazia il proprio punto di vista, deve essere la base di partenza di un'altra politica.
E questo vale tanto per la dimensione governativa, tanto per la dimensione organizzativa delle forze politiche. La sinistra deve essere più percepita come un'attitudine verso il proprio tempo e non come una somma di lutti, di elaborazione di lutti e di, diciamo così, paradigmi sempre validi. Perché non è vero che tutto il resto è troica, come era stato detto durante la campagna elettorale, che anche io ho contribuito a sostenere della lista dell'Altra Europa per Tsipras e quindi per quota parte anche a costruire il quorum così agognato. Non è vero che la trasformazione che sta avvenendo in questo momento non sia un elemento che ha a che vedere anche con un'autocritica che va fatta da parte di tutta la sinistra per un immobilismo che c'è stato. Vedete, secondo me c'è una differenza tra considerare Renzi il padrone del 40% e non credo che lo sia, non lo può essere, è vero chi dice che è un dato volatile e per certi versi volubile. E un altro invece a interpretarlo come io lo interpreto, come un catalizzatore, perché esprime una funzione. Esprime una funzione in questo momento che è ricercata da tanta parte dell'elettorato e io penso che con questo ci si debba confrontare, così come ci si deve confrontare con il Movimento 5 Stelle che ha avuto una battuta d'arresto, ma non possiamo rifiutare il nostro tempo nel quale ci sta un contenitore come il Movimento 5 Stelle che mette dentro tutta il rancore e anche l'insoddisfazione nei confronti del resto del sistema politico. Noi, e concludo, abbiamo un compito molto difficile, parlo del noi in maniera estesa e spero che prima o poi mi reinvitino anche da dove me ne sono andato a fare un dibattito, perché sarebbe più civile e più giusto. Noi abbiamo il compito di mettere dei contenuti all'interno di questa nostra esperienza politica che chiamiamo sinistra, che non sia la sinistra. La sinistra è un modo di fare, non è un valore in sé. Prima la domanda era dove va la sinistra, oggi la domanda è cos'è la sinistra, dov'è la sinistra. Cioè la sinistra è diventata un valore in sé che va difeso, affermato, indipendentemente da quello che agisce. Noi dobbiamo diventare un fattore di azione e lo dobbiamo fare immediatamente, così chiedendo, come io continuerò a chiedere, un reddito minimo garantito, così come sulle questioni dei migranti, lavorando per esempio in una commissione d'inchiesta che sta per partire sui CIE, sui CARA e su tutti i centri di accoglienza, così come stando al fianco di quei lavoratori, giornalisti spesso precari, che oggi hanno avuto l'amara sorpresa di vedere, anzi ieri, un 60% del giornalismo italiano ridotto all'equo compenso di 20 euro a pezzo, cosa sulla quale penso anche chi fa questo mestiere dovrebbe fare e dire qualcosa in più. Grazie.